Cordiale saluto, gentili telespettatori di Teleprima, e ben ritrovati ad una nuova edizione flash del nostro telegiornale che apriamo con quanto avvenuto a Washington DC, negli Stati Uniti d'America, perché il Congresso americano ha proclamato Joe Biden e Kamala Harris presidente e vicepresidente degli Stati Uniti d'America al termine della seduta a Camere riunite per certificare i voti del collegio elettorale vinto dal Democratico con 306 voti contro i 232 del repubblicano presidente uscente Donald Trump, ma è stato un pomeriggio particolarmente turbolento nella capitale perché un gruppo di sostenitori dell'attuale presidente ha fatto irruzione negli edifici del Parlamento americano a Capitol Hill mentre era in corso la seduta per la proclamazione ufficiale della vittoria di Joe Biden alle ultime presidenziali, complice il clima di sospetti brogli che è stato alimentato dal tycoon, finora mai certificati, si è scatenata una vera e propria guerriglia all'interno delle stanze del potere americano. Si sono verificati scontri con la polizia, oltre a feriti e ben 4 deceduti nell'assalto. Sono stati alla fine 52 gli arresti nella capitale, di cui 27 a Capitol Hill. Trump durante l'attacco ha continuato ad aizzare il fuoco pur invitando i suoi sostenitori a tornare a casa. Mike Pence, il vice del presidente, ha detto: non avete vinto, la violenza non vince mai. Biden e Kamala Harris giureranno il prossimo 20 di gennaio. Torniamo in Italia. Da oggi zona gialla rinforzata e riapertura delle scuole in presenza, ma solo per i più piccoli, dunque materne, scuole elementari e medie, tranne che in Campania, Puglia e Calabria. Gli studenti delle scuole superiori riprenderanno con la didattica a distanza, ma solo in Trentino Alto Adige. Bar e ristoranti possono riaprire con servizio al tavolo, ma solo fino alle ore 18. Asporto e domicilio sono consentiti invece fino alle ore 22. Tutti aperti anche i negozi, compresi i centri commerciali. Dal prossimo weekend ritorneranno invece le classiche regole della zona arancione, dunque spostamenti limitati all'interno del comune di residenza con le consuete deroghe. Per chi invece ha trascorso in un'altra regione le festività natalizie sarà comunque consentito il rientro a casa. Ultimo giorno di didattica a distanza per le superiori. I ragazzi torneranno in aula il prossimo lunedì 11 di gennaio al 50%, tranne che nelle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Campania, Calabria e Molise. Una fabbrica in attivo che senza alcun preavviso da parte della proprietà ha sbarrato i cancelli ai suoi operai dall'oggi al domani per 81 operai della Merild Bulloni di Castellammare. Non c'è più futuro, la volontà è quella di spostare tutta la produzione al nord in Piemonte. Ormai da 20 giorni gli operai stanno presidiando i cancelli della fabbrica per cercare di difendere il loro posto di lavoro e i diritti. Anche nella giornata dell'Epifania sono stati in strada sotto la pioggia, ha detto il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. Noi con loro per ribadire che non assisteremo al depauperamento delle attività produttive in Campania. Non tolleriamo i comportamenti indegni e la mentalità di alcuni imprenditori del nord che utilizzano il sud come una vera e propria sputacchiera sociale ed economica, ha detto Borrelli. Noi continueremo a stare al fianco dei lavoratori della Merid Bulloni perché è una battaglia di dignità sacra per i lavoratori del nord quanto quelli del sud, ha concluso Borrelli, coadiuvato da Fiorella Zabatta, membro dell'esecutivo nazionale di Europa Verde, e Elena Marini, esponente di Europa Verde di Castellammare di Stabia, che hanno passato proprio insieme agli operai la giornata dell'Epifania. A Caserta scendono i contagi secondo il più recente bollettino diramato dall'ASL locale. In terra di lavoro ci sono 141 nuovi positivi, l'8% dei 1.750 tamponi processati. Dal bollettino si certificano anche 10 nuove vittime e 219 guariti, con gli attuali positivi che diminuiscono di 88 unità e si raggiunge quota 3.989 attuali positivi
in tutta la terra di lavoro. La città che fa segnare il maggior numero di attuali positivi è Maddaloni con 244, seguita da Caserta con 232 e da Aversa con 212. A Caserta sono stati consegnati nella mattinata di ieri ai bambini del reparto pediatria dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano, proprio del capoluogo, i doni del club campano 4x4 Adventure, un'organizzazione sempre molto attenta alle emergenze sociali del territorio e protagonista di iniziative puntuali ed analoghe in tutta la provincia. Oltre a giocattoli e doni graditi ai bambini e alle loro famiglie, il club ha consegnato dei kit composti da dispositivi medici nasali e altro materiale di utilità pediatrica. Il tutto si è svolto comunque nel rispetto delle normative anti-Covid, alla presenza del personale medico ed infermieristico, nonché di dirigenti e volontari. Abbiamo scelto di regalare un pizzico di felicità ai bambini meno fortunati, che sono costretti a stare tra quattro mura dell'ospedale, ha spiegato Carlo Russo, il presidente del club 4x4 Adventure, e l'abbiamo fatto in un giorno che è reso ancora più simbolico dall'emergenza coronavirus. Come è logico, non abbiamo incontrato direttamente i bambini e le loro famiglie, ma abbiamo ricevuto una grande accoglienza che ci ha commosso tutti, ha detto Russo. Questo è solo l'inizio per il nostro club, saremo presenti a molte altre iniziative come questa, alcune organizzate da noi, altre invece che sono gestite da altre organizzazioni. Approfitto, ha detto Russo, per ringraziare la direzione del nosocomio e tutto il personale sanitario che stanno facendo un lavoro straordinario, nonché tutti i soci che hanno contribuito per fare in modo che si potesse realizzare questa giornata, rendendola indimenticabile per i bambini e le loro famiglie. Chiudiamo con il calcio. Il Napoli ha perso una sfida molto delicata contro lo Spezia, una sconfitta pesante al Diego Armando Maradona con i Liguri, che hanno sbancato lo stadio di Fuorigrotta per 2-1. Pomeriggio particolarmente complesso per il Napoli, che con oltre 20 tiri in porta non è riuscita a portare a casa i 3 punti che sarebbero stati molto importanti per accorciare non solo contro l'Inter, sconfitto a Genova, contro la Sampdoria, ma anche contro il Milan, che ha perduto il posticipo serale contro la Juventus. Al termine dei 90 minuti, particolarmente affranto, il tecnico partenopeo Gennaro Gattuso ha detto: è da tempo che ci portiamo avanti questo problema, siamo la prima squadra in Europa per tiri effettuati verso la porta avversaria, non accettiamo che possiamo prendere il gol del pareggio e buttiamo tutto all'aria per questo nervosismo. È stata una partita di grande qualità, ma serve maggiore cattiveria sotto porta. Quest'anno stiamo buttando delle partite incredibili, ha concluso il tecnico. E con il calcio chiudiamo questa edizione flash del nostro telegiornale. L'appuntamento con l'informazione di Teleprima si sposta ora in serata con il Prima TG delle ore 21. Da parte mia, grazie per averci seguito e a tutti voi. Arrivederci.